Porom pom pom, porom porom pom perom perom, porom porom pom perom perom, porom porom pom pom, porom pom pom. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi argomenti delicati, delicati, delicati. E vogliamo dare un senso, dove un senso non ce l'ha, alla partita di stasera. Come stasera ci sarà questa Juventus-Milan, senza nemmeno i nostri tifosi, tra l'altro, che come sempre si distinguono in grandezza e sono andati in Emilia-Romagna a dare una mano. Bellissimo gesto, mi è piaciuto molto. Dovrebbe essercene di più, dovrebbe esserci d'esempio. Tra l'altro, quante squadre ci sono in Serie A? 18. 18 Serie A, 18. Oh, mi aprite sto coso? Cosa facciamo? Ma San Raffaele non c'hanno voglia di lavorare. Stavo dicendo, ci sono 18 squadre in Serie A. E io mi domando e dico, no? Avete visto tifosi del Milan che ha fatto questo bellissimo gesto? Poi, quanti sono andati? 200. Cioè, è possibile che nessun'altra curva ha detto... Va bene, 20 persone ve le mandiamo anche noi. Non dico che avremmo già sistemato, ma su 18 squadre di Serie A più quelle di Serie B, secondo me si poteva fare una cosa bella, no? Come ha fatto il Milan. A volte rimaniamo da soli nella grandezza. Complimenti comunque ai tifosi del Milan. Detto questo, volevo parlare della Champions di cartone, che così ormai l'hanno ribattezzata, no? Giustamente, noi siamo quinti. Noi ad oggi siamo quinti. Questo è il risultato del campo. Del campo. Poi, siamo ancora in tempo in realtà. Cioè, in realtà noi, vincendo tutte e due le partite, se l'Inter non vince, se la Lazio non vince, e se la Juve non vince l'ultima, persino secondi possiamo arrivare. Voi scherzate, però non succede, perché la Lazio oggi farà tipo 5-0, l'Inter l'ultima la vincerà a Torino, già quella è un po' più complicata, e la Juve non lo so manco dove giocherà l'ultima, però potrebbe vincere. Però sarebbe importante vincere stasera per poi all'ultima giornata, non ti dico tutte e tre, ma magari una floppa e la superi, e almeno non hai la Champions di cartone, almeno te la sei conquistata sul campo, che poi non cambierà nulla, non cambierà nulla, però almeno te la saresti conquistata sul campo. Sarà molto difficile vincere oggi a Torino, perché quelli giocano chiusi, noi soffriamo le squadre chiuse, quindi figurati. Però abbiamo dimostrato di poterlo fare. Vediamo, vediamo stasera. Anche per i giocatori sarebbe bello stasera poi togliersi il pensiero, no? Vincono stasera, poi l'ultima ce la facciamo in relax. Anche se so che molti col Verona ci tengono a mandarlo in Serie B. Sapete, robe di tifosi, cioè, vabbè, poi vedremo. Poi vedremo cosa, che poi il Verona dovesse vincere oggi con l'Empoli, tanto che lo Spezia ha preso 4 fighi, cioè si deve salvare, ha preso 4 fighi in casa. Mi sembra di vedere, sono contento, cioè sono contento di vedere che le squadre come il Torino, così, che non si giocano niente, comunque rispettano il campo, perché il campo va sempre rispettato. Però volevo dire ai nemici interisti, che amici non sono, che se ci danno della Champions di cartone va bene, io lo accetto. Cioè, io mi farei, guarda, volentieri l'Europa League. E allora devi andare lì nella tua bacheca, stacchi lo scudetto, senti, è quello lì che sa un po' di carta, tu ti avvicini, no? Ci sono alcuni scudetti che sono belli, li, te li sei meritati. Poi io non ero ancora nato, quindi non lo so. C'è quello di Conte, giustamente meritato. Poi ci sono quelli, li senti, che sono un po', quando tu li tocchi, no? Tipo quelli di Giargiana, cioè li senti che non sono proprio originali. Lo prendi e lo riporti. Dici,
me la Champions di cartone, e io però ti porto lo scudetto di cartone, che poi sono 4, non è uno, sono 4. Perché cioè, è come se tu fai una gara, no? Facciamo una gara io e te, prima del finale ti spara una gamba e vinco perché ti ho sparato una gamba. Poi poi facciamo un'altra corsa l'anno dopo, io ho ancora la gamba che zoppico, e per 4 anni hai vinto così perché gli hai sparato le gambe. Che poi voglio ricordare ai tifosi del Milan, quelli giovani che magari non sanno la porcheria che è successa, che tolta la Juventus, che vabbè, poi è un discorso un po' più ampio, il Milan è stato penalizzato, se no lo scudetto sarebbe stato nostro e in più non saremmo stati penalizzati, eccetera eccetera. Il Milan è stato penalizzato perché un collaboratore, che manco ricordo il nome, Meani mi pare, una roba del genere, Meani sì, ha chiamato l'arbitro per dirgli, questa, oh c'è la telefonata, per dirgli va che c'erano due fuorigiochi per noi, cioè c'erano due fuorigioco, ci avete rubato la partita, cioè state attenti perché c'erano due fuorigioco, quindi abbiamo perso la pareggiato quella partita lì perché ci hanno dato i fuorigioco, che non hanno fischiato i fuorigioco che c'erano, in più ci hanno penalizzato tutta sta roba qua di calciopoli, cioè la nostra colpa è stata dire guarda che ci avete rubato la partita. Quindi tu pensa la follia del fatto che il Milan è stato penalizzato. Lascia stare la Juve, che è tutto un altro discorso. Ma il Milan è stato penalizzato perché? Perché è stato, perché gli hanno rubato la partita e si è pure penalizzato. Cioè cornuti e mazziati. Un po' come la storia adesso delle plusvalenze, del fair play, eccetera, no? Che noi intanto siamo l'unica squadra che non hanno fatto giocare in Europa. Solo a noi. Boh. Qua c'hanno tutti i debiti, gli unici che non hanno giocato in Europa siamo stati noi, che ci hanno tolto le coppe per un anno, che hanno dato al Torino. Vai a capire, non che avremmo fatto chissà cosa quell'anno, però inspiegabile. Tra l'altro sta roba della Juve penalizzata, che tanti, perché poi c'è il filone che dice, ma tu dici la Champions di cartone, no, il Milan siccome c'ha il bilancio sano se l'è meritato. La Juve è stata penalizzata perché non ha il bilancio come il Milan. Nel senso, è vero che noi non abbiamo fatto plusvalenze, perché poi sfattiamo anche questo mito finto, cioè il discorso Bonucci, che è l'unico che ci incolpano, noi abbiamo subito la plusvalenza, perché noi Bonucci l'abbiamo pagato 40 milioni cash, tu pensa alla follia, l'abbiamo pagato 40 milioni cash e gliel'abbiamo ridato a 40 milioni, cioè quindi non abbiamo fatto nessuna plusvalenza, l'abbiamo pagato quella cifra e gliel'abbiamo ridata quella cifra. Sono loro che ci hanno dato Caldara a 40 milioni, hanno fatto la plusvalenza su Caldara, ma noi no. Quindi chiariamo anche quella roba lì, che noi abbiamo fatto la plusvalenza sul caso Caldara Bonucci, no, giusto per chiarire, perché poi c'è gente che dice no, anche tu hai fatto le plusvalenza. No, l'unica plusvalenzina che abbiamo fatto, che non è una plusvalenza, è già lo 5 milioni, già l'ho preso a zero, rivenduto a 5 milioni nell'affare Leao, però è un giovane, 5 milioni, può valere un giovane 5 milioni, non è che abbiamo venduto tipo Van Huysen a 18 e l'abbiamo ricomprato a 22, no, perché poi, cioè ragazzi, qua si fa il caso delle plusvalenze Juve, ma ci sono dei casi accertati, Pinamonti dato a 22, ricomprato a 25, sono dati certificati, quindi perché la Juve è stata penalizzata e altre no? Non si capisce, esistono cose strane al mondo che non si capiscono, però questo è detto. Questo ragazzi, vediamo stasera se riusciremo a vincere, più che altro per sfatare questa roba della Champions di cartone, non mi piacerebbe averla. E domani poi ritorniamo a parlare di mercato, che qua sto ancora ingazzoso.